Signore e signori mountain biker, ci troviamo a Cattolica e oggi un girettino di pochissima pianura, su giù 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 su giù 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 su 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 giù su su al Monte San Bartolo, seguitemi. Ancora un pochino di pianura, sono a Gabicce, eccoci qua un po' di mare, là già il Monte San Bartolo che comincia. Babbo via, ecco cosa sarà oggi. Prepariamoci. Allora, si lascia il mare e si comincia a salire verso il monte, direzione prima direzione e raggiungere Gabicce. Ecco, passaggi strettini, qui non ci passerò mai, qui è dove il mitico Ross ho perso la maglia. Vabbè, riesco a passare. Yeah. Arrivo San Bartolo mio. Quindi consiglio, fate prima un po' di pianura, forse Cattolica già non basta, un po' di più sono partite già a 1000. Tiappono, ho beccato incidente in autostrada e ho fatto tardi, più tutti i lavori sul lungomare. Tiapponi di Cattolica, ho cambiato 15 strade, madonna, però aspetta per riuscire a sbrogliare la matassa. Ma la fatica, oh! Cazzo che un po' che non passi qualcuno. Allora, quando si arriva a Gabicce Monte è d'obbligo in questa piazza farsi il caffettino oppure l'aperitivo e godersi il panorama. Quasi un po' di foschietta, direi, però sempre bello e suggestivo, notate, cultura. Allora, appena si scende, qui c'è la piazza, si tiene subito alla destra, questo è un giro che ho fatto milioni di anni fa, quindi non mi ricordo un cazzo, qui c'è subito un bel percorsino. Le galline, ciao, guarda che roba, vai col Seagull, qua sarò giù, porca miseria, direi giù, andiamo giù, porca puttana, ormai ho perso un coso, andiamo giù, che è più pericoloso, vedo le macchierasse. La testa, oh c'è le corna, wow, ho grattato il culo contro la ruota, sono giusto, io non vedo un cazzo qua, sì. Proseguiamo, bello saltino, boh, testa, Dio buono, poi si perdono le corna e vai, no vabbè, devo tornare, mi ricordo un cazzo, che figata, poi l'ultima volta c'era il fango, sono caduto 200 volte, sono ancora sulla traccia, pare di sì, oh guardate che roba, ci accompagniamo io magari. Oppala, forse se metto la visiera è meglio. Fatto, bello, destra, via. No, ma chi se lo ricordava sta roba, torno anche domani, vabbè, tutta con me la dovete fare.
Opa! E che cos'è? Guarda! No, vabbè! Spettacolo! Col cazzo che ve lo faccio vedere tutto! Tiè! Altro sentierino! Sto andando un po' a cazzo sta traccia, non me la ricordo per niente! Ho rifatto un tratto due volte! Boh! Oh oh, merda qua! Cacca cacca! Passiamo di qua! Allora. Vediamo, non mi ricordo niente. Dai, bello. Oi, eppa. Oissa. Spuntoni. Speriamo che sia di qua. Dai. Boh, che quiete qui. A parte che è lunedì, ragazzi, non si trovano neanche le bisce. Madonna, sti ginestre però. Stretta la questione. Paese dei balocchi, merda, hop hop. Sì, basta una bella manubrata contro uno di sti tronchi e via. Era qua, strettina la questione. Ma chi sono? Ingemar Stenmark, Mark Girardelli. Si va giù e poi si tornerà su. Si può sempre salire e scendere. Ma guarda quanti sentieri. Allora, purtroppo questi sentierini ci sono anche le salite. Di pegna da pagare oggi, veramente divertente in discesa, ragazzi, bello bello. Madosca, su giù su giù su giù su giù su, su. Totale farò 7 km in 18 ore. Altro pezzo, speriamo di stare un po' attenti che lo vedo stretto. Ok, ci sono robe strane. Oh oh oh, sassolino. Mangiando, su giù su giù. Che quiete. Dai, va bene, sempre 18. Sti cazzi, che cazzo ce lo ricordate questo? Mare, Emma Santa. Oppa. Ah, mare, Emma, alla faccia dei tornantini. E qui, non ce la farò mai. Non ero pronto, vaffanculo, non ero pronto per niente, a cagare, cazzo, tutto sbagliato che rapporti, sorry, sto andando giusto, non si capisce un cazzo qua. La discesa va. In discesa vado, ma sembra questo, non si capisce nisba. Ma qui è tosto. Momento romantico, mi trovo alla Vallugola qua su Monte San Bartolo, prosegue tutto di là, tutto di qua, tutto di qua, tutto di qua, tutto di qua, ed eccomi qua, ragazzi. Ma mi ero dimenticato una cosa, aspetta, è contro sole, fondamentale,
cioè, non vedete niente di nuovo, zio Pony, guarda, 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 sto giubbottino qua, zaino ultra trail 15 litri del Decathlon, 80 euro con taschine, cazzi, prilli e 2 litri di sacca dietro di borraccia. Questo lo sto provando oggi per il Marocco, perché posso portare solo 3 litri come regolamento e quindi ne ho 2 già qui in saccoccia, più la mia borraccia da 750 e basta, perché 250 non saprei dove cazzo infilarmi. Ho imparato questo qui, a casa lo stavo disintegrando perché vedete non c'è il cazzo di buco. Ciuccia, ciuccia, potete ciucciare quanto cazzo vi pare, adesso voi già ridete perché la sapete, ma ho ciucciato praticamente mezz'ora, stavo quasi per bucarlo con un ago, prendere il trapano, spaccare tutto, quando invece si scopre che basta dare di morso e ciucci, non puoi ciucciare, basta. E vabbè, si impara tutto nella vita, ho fatto una gran figura di merda, adesso vado a fare un bellissimo percorsino quassù, che di solito ho fatto solo a piedi, perché poi in realtà sarebbe vietato, soprattutto sabato e domenica, e perché è pieno di gente a piedi, ma io lo farò in bici, tanto oggi lunedì e non c'è nessuno, vi porto sul tetto del mondo. Segna. Allora, preso il sentiero, adesso abbastanza largo, mi sembra di essere passato dentro qua, sono infrascato, perché io se non mi infrasco non sto bene. Tira, scaliamo, mo, ancora no, resistiamo. Guarda che belli alberi, non so che scalo, la vedo, esatto, sì, la vedo ignorenta, signori, se sopravvivo ci rivediamo su. Marisa, Santina, merda, qui proviamo, dai, dai che si va, non al battito, però 215, dai che scolliniamo, da una vacca, sarà dura, la facevo nettamente più facile. Ah, mi vedo salire con l'elettrica, era tanto semplice, ho appena disturbato 2 piccioncini. Potevano andare anche un pochino più in là, non mi sono unito, non erano il mio target. Ah, bello, bello. Poi qui Salema e Clemente, andiamo. Sto salendo, ma guarda le mie spalle, che roba, che figata. Quando torno giù ancora più bello. Allora, quando vedete questa ringhierina di legno, significa che stiamo per arrivare. All'estorino, dai! Dai, dai! L'ultimo pezzettino! Guarda che roba! Spettacolo qua! Siamo quasi sul tetto! Bellissimo quando rama giù dopo! Ve lo mostro dopo, ne vado giù anch'io, dai, dai, forza, forza, un trattino lì, il salitino lì, il cucuzzolo, ah no, ce n'è ancora, porca troia, ah no, niente, ragazzi, falso allarme, è lassù che devo arrivare,
merda, ce n'è ancora, a dopo. Ah, alleluia, siamo arrivati sul tetto del mondo, the roof of the world. Porco immondo che c'ho sotto i piedi. Ah, sentiero della nuova, sì, laudato sì, mio signore, davvero. Oh signore, aspetta che mettiamo un attimo giù la bici. Oh, porca nana. Ah, allora dici sì. Oh mia, ah, intanto quell'alberello là, dov'è? Quello è troppo bellino, tutto, ma si vede qualcosa. Vabbè, comunque penso che sotto l'acqua la vediate, guarda che roba. Aspetta che vi porto anche dove si suicida la gente. Ecco, ecco, basta un piccolo saltino con la mountain bike e ragazzi non vi trova più nessuno. Guarda che roba. Ah, io ero laggiù da quel cucchiuzzolo e poi tutto a sinistra. Boh, mi godo il panorama un attimo, poi parto, scendo, poi improvviso. Allora, faccio una cosa improvvisatissima. Vedo dove cazzo scende sta roba. Si scende in spiaggia, faccio un pezzo di spiaggia e torno indietro dall'altro pezzo. Ma non lo so, se sono così fortunello. Qui dice a piedi, vabbè, noi proviamo. Vediamo, mannaggia. Stor l'esploratore, Vediamo un po' dove andremo. Allora ragazzi, avevo appena fatto un po' di trekking quassù, sono sceso veramente a mo' di trekking e adesso provo, in vista del Marocco, ad andare di qua. Mi sembra che ce la possa fare a pedalare un po' fino, boh, provo almeno. Oh, proviamo, ormai sono dentro, Allora ragazzi, prova Marocco, si affonda da paura. Non so cosa riuscirò a fare. Sono fermo praticamente. Vediamo di qua. Abbiamo un po' di sospensione. Si affonda. Merda, quanta ce n'è! Bellissimo! Oh, proviamo! Allora, a quanto pare ho fatto veramente molto male i conti. Io mi sembrava che la risalita fosse ma 500 metri dopo. Ho incontrato la gente con i bastoni dal Nordic, ho detto che dovrò fare almeno 2 km. Puttana vacca, oggi alla fine ho fatto duathlon. Oh signore, mi sarà connetto il mio ginocchio. Allora, devo dire che non è stata proprio una genialata, bello, però pensavo che l'altra spiaggia fosse un po' più vicina. E vabbè, ormai trekking. Oh madonna, mi sembra vero. Speriamo sia finita qua, finalmente, dove si riesce a pedalare, volevo dire. Ecco, mi viene la parola. Speriamo ci siano altre rocce, di arrivare a Castel di Mezzo, 200 metri mi dice. Madonna, oggi ho preso una buca da tenere, ginocchiata contro il manubrio. Chiaramente il ginocchio monco, non c'è pace per questo ginocchio. Maremma bucaiola. Ah, che bello questo.
Comunque sta cosa del cito è una figata, Ti calma anche, Un po' di rum. Non è che si sale adesso. Signore e signori, si sale per Castel di Mezzo. Allè. Vale. Questa, dopo che vi siete stati un giorno in spiaggia, tornare su a piedi, meglio un calcio nei marroni. Madonna, che sei cotto, brusacchiato, una fiacca, tornare su a piedi da qui, mamma mia, una sega. Certo che anche salire in bici neanche sarebbe il massimo, Arriviamoci di pazienza che sono un chilometro esatto di tornantini, tutto salitosi così. Olè Storino, olè! Via! Allora, ho scoperto l'arcano, è perché ho fatto trekking, è perché la risalita non era subito lì. Semplicissimo, perché ho confuso Castel di Monte con Fiorenzuola di Pietrafocara. Porca troia, pensavo di essere allo stesso paesino. I cred! Boh, adesso vado a Castel di Mezzo, invece sono sulla via di rientro. Ma ancora c'è un po' di roba bella. Sono entrato nel paesino di Pietrafocara. Guarda il giro, normalmente è andato giù dal muretto, la vedo dura, porca vacca, indietro, questa era da scendere, quasi troppo, no, il pitur, partiamo da qui, che borghetto. Ma dove vi porto? Allora, per chi non lo sapesse, vedete le bottiglie d'acqua parcheggiate qui davanti? Sono per non far pisciare i gatti. Mai capito se funziona o non funziona, però c'è un sacco di gente. Salgo! Ok, se non si legge bene, siamo a Castel di Mezzo. Sono arrivato da lì, proseguo di qua e scendiamo giù per la strada, un sentiero nino 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 molto ripido, se lo provo, sembrava di qua, dalle case, ma è ripido, vediamo se si fa, perché ho fatto solo più, che altro è qui, col cazzo che ci passo con la bici, allora vediamo. Giusto brumotti se riesce ad andare. Allora, tac, no express, L, Ari no express, tac, e poi finito il no express, scendo, un po' bruttino, prima sono sceso di qua, boh, ci facciamo adesso un belico del mondo e il tetto del mondo al contrario, così si vede un po', un po' di panorama in discesa. Aspetta, che prima sia il primo pezzo di salita. Allora, dal tetto scendo, ragazzi. Vediamo che qui, ricordo, non si può venire con il mountain bike. Se dovete proprio venire a fare i surfanti come me, no, la sabato e la domenica. Oggi è lunedì, come vedete non c'è nessuno, e allora evitate di ammassare famiglie e bambini che salgono su a piedi tranquilli.
mezzo. Non si è aperto qua. Attenzione. No. Adesso c'è qualcuno? Qualcuno? No! Là c'è qualcuno. Ma sta facendo il picnic col cane. Romantico. Andiamo da qua, che prima si sentì di là. Sasso brutto in mezzo. Ramo. Speravo di fare vedere il panorama. Invece l'ho detto io a voi. Qua sì, qua io lo vedo. Cazzi vostri. Ero in botte, cazzi, che tac. Vai. Oppa. Preso il secondo pezzo, anche questo trekking piano, se ne radici. Qua si rischia la crapa. Passato. Piano. E qua viene buono il corsettino fatto di tecnica. Freno pedale per passare nello stretto. Aissa. Sono giusto? Sì. Guarda qui, il toboghino. Toboghino, devo andare giù qui. Giù sia. Che brutto però. Stupisce un cazzo qua. Qua. Esploriamo questi bei sentierini. Io a San Bartolo, ma come è messo? Sono dritto per dritto. Meglio, destra. Destra sia. Ah, no, roccia, pupi. Ci sono gli alberi, sono duri. Uno. Questo. Devo arrendere io. Issa. Palle. Sono finito il territorio degli gnomi. Qua devo stare attenti, tra i gnomi. Aspetto Legolas da un momento all'altro. Comunque scendendo alla bici ho sentito un brutto rumore. Penso di avere rotto il pantalone. Mannaggia a te. Qua cazzo, impegnativo. Molto impegnativo. Vi saluto. Perché aspetta, non riesco neanche a spegnere. Ah, adesso mi farete compagnia. Aspetta. Ok. Andiamo avanti.
corsa trovata. Adi, questo va giù, andiamo giù. Devo tornare a casa io. Proviamo anche questo. Zero Max, gli opponi. Adi. Sai che ho sbagliato. No, non c'è niente. Proseguo. Che cazzo. Sai che arrivo a casa a mezzanotte oggi. Fai di qua, fai di là. Allora ragazzi, allora ragazzi, pronti per il gran finale? Non so se di qua. Che figata. Hop. Hop. Che è? Montagna russa. Sì, occhio di pidone. Hop. 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 Oppala. Grande. Si può terminare meglio. I pidoni. E le scale, dai, facciamo anche le scale. E vaffanculo. Adesso mi casca il Garmin minimo. O io. Andiamo. Ho fatto il Garmin caduto. Vabbè ragazzi, sono di nuovo a Gabicce e a sto punto già me voi a prendere la macchina, quindi venite a San Bartolo che è una figata, troppo bello. Poi ce ne sono tanti altri di sentieri, basta documentarvi, non seguite la mia traccia se non volete fare il trekking, tutto lì, alla prossima avventura ragazzi.